con la maglia del Catania? No, a parte la Coppa Italia. A parte, sì, infatti, certo. Questa è la prima partita, sono contento perché questa partita è importante per noi. Io sono contento perché abbiamo vinto questa partita, speriamo di continuare così. Poi ora dobbiamo pensare alla partita di Parma, perché anche questo è importantissimo per noi. Se vinciamo questa partita, secondo me, mi sa che sono contento per questo. A livello personale, tu come stai? Se hai dato quelle 6 gare, se puoi tra le più in quel ruolo ti va bene oppure no? Io per me, tanto che non gioco, cioè, calcio è così, quando comincia trovi un po' di difficoltà, però ora piano piano secondo me posso arrivare un po', io spero di farlo più bene. Cosa puoi dare di più? Dal punto di vista della corsa o dal punto di vista del gioco e della manovra? Cosa anche per la squadra, cioè la compagna, anche io spero che corro di più di loro perché sono ancora giovani, allora devo correre di più, devo fare il massimo, cioè ora speriamo di farlo più cosa, anche più palla, gioco palla. Sì. In quel ruolo oppure anche in altri? Tutte e due, io... quando ero a Firenze io ho giocato davanti al difensore, anche esterno quando ero a Vicenza, io se non sono centrocampista posso giocare esterno, destra e sinistra, anche in mezzo, ogni calciatore, ogni parte, se sei centrocampista devi giocare tutto parte che loro allenatori devi mettere te, devi farlo per bene, io spero che lo faccia per bene. Tu come Ringana hai giocato anche in altri ruoli, hai giocato in difesa e hai giocato anche in attacco? Quando ero in Ringana ho giocato centrocampista, poi ho fatto anche difensore. E di cosa? Terzino no, esterno? No, difensore centrale. Sì. Poi anche centrocampista. Basta. Non hai fatto mai l'attaccante, no? Attaccante a volte se qualcuno è se attaccante è fortunato a volte vado avanti, però il mio ruolo è centrocampista. Hai fatto anche gol? Sì, ho fatto gol. Qui te immagini il tuo primo gol con la maglia del Catania? Oppure sì, speriamo. Speriamo di fare gol. Dicevi Coppa Italia è importante, ma alla Sampdoria, che è quella dopo, ci pensi? Ora dobbiamo pensare dobbiamo giocare prima Sampdoria, poi dopo pensiamo quella partita in casa contro Sampdoria. Ultima cosa, hai fatto le prime partite pensando a non sbagliare, adesso stai prendendo qualche rischio in più, ho impressione mia? No, prima partita, quella che ho fatto contro Milan, è troppo difficile, anche era la prima partita che tanto che non gioco, perché allora ho trovato un po' di difficoltà, ora sto prendendo, speriamo di farlo per bene. Tutto dipende da mister, se lui dice gioca lui sono contento, speriamo di vincere, è importante che vinciamo, se gioca lui, se gioca io, è importante che vinciamo, io provo, così è la mia intenzione, che è importante che vinci. Sì, però l'importante è che se ganò fuori di casa e eso è lo che nos pone más contento. Senti, questa squadra tra l'altro ha una grande qualità ed era un po', diciamo, una beffa il fatto che ancora non fosse riuscita a vincere fuori casa. Oggi cos'è cambiato? Estuvimos bien en no desesperarnos y seguir con lo nuestro, con lo que el mister nos dice siempre. No entramos en desorden, estuvimos siempre ordenados y eso fue lo que nos llevó a ganar el partido. Diciamo che non hai risposto in italiano come hai promesso, però hai sottolineato il fatto che il Catania ha saputo mantenere l'ordine, fare quello che il mister aveva chiesto e questo vi ha messo nelle condizioni poi di vincere. Cosa hai pensato, questo prova a dirlo in italiano, quando hai fatto gol? Mi famiglia. Pensavo a ellos y che hace mucho que no los veo, más que nada a mi papà, a mi mamma e a mi hermano che están lejos y este gol se lo dedico a ellos, que lo extraño mucho.
dedicato il gol alla famiglia, da molto tempo che ovviamente non vedi i tuoi cari, cosa che potrai fare ovviamente in occasione della sosta di fine anno, e da questo punto di vista però il Catania deve ancora meritarsi il meglio, perché ci sono ancora 3 partite da qui alla sosta, 2 di campionato e 1 di Coppa Italia. Cosa può fare questa squadra? E ora pensando nel Parma, no? che viene il miércoles. Y bueno, esperamos pasar de fase y después pensar en el campeonato, en las 2 fechas que quedan. C'è stanchezza in questo momento nella squadra oppure siete pronti magari anche a sostenere queste grandi fatiche ripetute? Come? Non ho intenduto. Queste tante fatiche che vi aspettano in poco tempo, siete pronti oppure c'è un po' di stanchezza? No, ora sono stanco, però no, ora in questi 2 días che quedano, recupereremo bene le carghe e staremo bene per il miércoles. Continua per te a non essere un problema il fatto di essere in continua competizione, concorrenza con i tuoi compagni per una maglia da titolare, cosa che non è sempre garantita? Non intendivo. Il fatto che tu magari oggi sia stato titolare e che potresti anche non esserlo in qualcuna delle prossime partite, ti disturba o continua ad andare bene così come avevi già detto? No, non mi disturba. Tengo que seguir así, ayudando al equipo, si sea desde el banco o de titular, siempre apoyando a mis compañeros y a favor del equipo. È un dato di fatto che comunque anche dal punto di vista tattico, che magari era una cosa che tu temevi un po' all'inizio, ti stai ambientando molto bene, anche nella fase di non possesso riesce ad essere utile alla squadra. Sì, sì, eso lo entendí bien, me lo explicó bien el técnico, lo venimos trabajando y... E già lo tengo abituato. Il tuo secondo gol fuori casa, adesso ce ne vuole uno al Massimino. Come? Hai fatto 2 gol con la maglia del Catania, tutti e 2 fuori casa, ce ne vuole uno al Massimino. Sì, è vero. Sto in deuda con i tifosi per segnare in casa.